E vediamo ora come si utilizza lo strumento del forum. Vicino ad ogni forum, se abbiamo attivato l'apposita funzione nel nostro profilo, leggeremo il numero di interventi che ancora non abbiamo letto. Per consultarlo, clicchiamo sopra il link del forum. Su questo forum è attualmente presente un solo argomento di discussione. Ci sono due messaggi che non abbiamo letto. Clicchiamo sopra il titolo del forum che è Benvenuti per consultarlo. Possiamo personalizzare la visualizzazione tramite l'apposito menu a tendina posto in alto. Esistono altre opzioni di visualizzazione, oltre a quella della replica in formato nidificato, che è quella preesistente, possiamo vedere come appariranno i messaggi e attivando l'opzione mostra le repliche in formato per oggetto. Torniamo all'opzione di visualizzazione precedente. Per rispondere a qualsiasi messaggio presente, clicchiamo ovviamente sopra il link Rispondi. Ci si presenterà uno spazio che è come se fosse un piccolo word processor con una barra di formattazione in cui possiamo scegliere carattere, grandezza del testo, grassetto e così via. E possiamo anche inserire le faccine come oramai in uso in molte attività del web. E possiamo anche cambiare l'oggetto del messaggio togliendo il messaggio RE Benvenuti che è di default in quanto il nostro è un messaggio di risposta al messaggio Benvenuti con qualsiasi altro testo. Inseriamo quindi nell'apposito spazio il nostro messaggio. Possiamo quindi decidere se iscriverci a questo forum e ricevere, se abbiamo attivato l'apposita funzione nel nostro profilo, tramite posta elettronica i messaggi oppure no. Inviamo quindi il messaggio. Dopo aver inviato il messaggio, abbiamo 30 minuti di tempo per poterlo modificare. Avevamo commesso un errore di battitura che adesso correggeremo. Al termine salviamo le modifiche. Sempre nei 30 minuti successivi possiamo decidere per qualsiasi motivo di cancellare il messaggio inviato. E prima di cancellare un messaggio ci viene sempre chiesta conferma dell'operazione. Un forum normalmente è composto da una serie di argomenti di discussione. Possiamo quindi anche noi aggiungerne uno nuovo cliccando sull'apposito pulsante. Scegliamo l'argomento e quindi digitiamo il testo del messaggio. Al termine clicchiamo sul tasto Invia al forum. Abbiamo così aggiunto un nuovo argomento di discussione.